poi con ex moglie e pure il figlio minorenne. Poi 3.000 euro l'anno di scuola privata dai soldi. Vacanze rumene dal 25 novembre al 14 dicembre al Teatro Roma. Volevo parlare di tutti i sport possibili. Deve far calcio per rinforzare gamba, il nuoto per rinforzare schiena. Adriano, muratore esperto, lavora nella ditta di costruzioni di famiglia, aperta dal padre 20 anni prima. Ora, a causa della grave crisi economica che ha investito il suo settore, si trova schiacciato dalle tasse e costretto a chiudere l'impresa. Ad aggravare la sua situazione è la pressione psicologica esercitata dall'ex moglie, che non perde occasione per metterlo alle strette, davanti ai suoi doveri di padre e di ex coniuge. Lo dimo sempre, no? Vale l'anello. Hai un smorzo di Vale l'anello? Tutto sembra più bello. Tutto sembra più bello, eh? Una mattina, una visita inaspettata sul cantiere di suo fratello Gregorio, in cui impegni di lavoro di vario genere lo hanno portato ad allontanarsi dalla famiglia. Gregorio è un attore, o perlomeno ama definirsi tale, dopo che, da ragazzino, il suo volto venne scelto come testimonial per una nota marca di cioccolatini. Anche lui ha la ricerca di lavoro. Infatti, la sua carriera non ha avuto grandi svolte dopo quest'ultima esperienza, ma lui, nonostante non sia più giovanissimo, non smette di credere nel suo sogno. Decide di presentarsi dal fratello dopo quasi 2 anni di assenza per chiedergli lavoro. Confida nella ditta di famiglia per tirare a campare in attesa della svolta per la sua carriera. Ma non è che se siamo visti da qualche parte, no? No! È impossibile, capo, noi arrivati adesso da Romania con gommone! Con gommone! Ricevuta la notizia da Adriano della chiusura della ditta, Gregorio cerca di risollevare suo fratello, proponendo la sua idea per rimettersi in gioco. Fingersi rumeni per riprendere il lavoro al cantiere. Questa idea, inizialmente non condivisa da Adriano, decisamente più concreto e razionale nell'affrontare i problemi, presto diventerà l'unica soluzione, ma soprattutto sarà l'occasione per mettere a confronto due differenti realtà. Il congiungersi delle strade di due fratelli fino a quel momento sconosciuti. Questo si chiama male e peggio, perché si dà in testa così fa male, ma si giri fa pure peggio. Vacanze rumene, una commedia tutta da ridere, che affronta un tema serio, pesante, concreto, ma soprattutto attuale, come quello della crisi del lavoro, con leggerezza e tanta ironia. Venite, che dovete venire, che dovete fare? Venite a vedere Vacanze rumene, che noi siamo qua, che ci abbiamo tanto bisogno. Vero, noi siamo arrivati di poco di Romania. Con gommone? Via fiume. Una fatica esagerata, amici. Un mazzo così. Vacanze rumene. Venite, vi aspettiamo, eh.